Ciao a tutti, siamo in aula del Consiglio regionale per discutere una legge che è una vera e propria porcheria. È una trovata di Forza Italia che praticamente vuole mandare a vivere la povera gente e gli immigrati nei seminterrati. Ecco, avete presente? Loro in barba alla legge e a ogni direttiva sulla sicurezza e la pubblica salute consentono con questa legge di rendere abitabili i seminterrati. Gli immigrati mi sa che andranno a finire come sempre sotto il tappeto, stipati in spazi angusti negli scantinati lombardi, perché con una legge del genere sicuramente chi andrà ad affittare posti così per viverci? Solamente la povera gente e gli immigrati. Questo è il modo di risolvere le cose della Lega. Oggi la vedremo alla prova dei fatti, se sarà in grado di essere coerente o se sarà ipocrita come tutte le altre volte. Sicuramente il Movimento 5 Stelle voterà contro questa porcheria, intanto perché va in deroga persino a delle leggi statali, abbassando l'altezza per rendere abitabili questi postacci a 2,40 m quando lo Stato prevede un'altezza minima di 2,70 m, non tiene conto delle esondazioni, per esempio le esondazioni del Seveso, qui a Milano ne sappiamo qualcosa, non tiene conto del rischio sismico, non tiene conto veramente di tutti quei fattori che sono importanti per garantire salute e sicurezza alle persone. Il Movimento 5 Stelle propone una vera rigenerazione urbana. Riqualifichiamo migliaia di alloggi sfitti che sono presenti oggi in Lombardia e che potrebbero rispondere alla grande domanda e bisogno di casa da parte dei cittadini lombardi.